dove siamo? A vedere i lupi. A vedere i lupi. Speriamo di vedere. Andiamo a vedere i lupi. Guarda che corna, riesci a illuminarmele? Cinghiali, sì. Queste le abbiamo... E conosci quelle di San Diego? Hai visto? Porca miseria, Paolo direbbe è di un demone. Sì. Guarda qua, piccolino. Porca miseria. Oh, i miei amici. Cinghialini. I cinghiali. I cinghiali che mi fate. Guarda che belle queste. Questi sono come i cervi, penso, come quelli che vedo da casa tua la sera. Ma no, quella sembra un alce. Un alce, forse, sì. Sì. Vediamo qua, ci sarà scritto. Cervo. Cervo? Sì, però vedi, le corna del cervo sono queste, a dire la verità. Sì, esatto. Non sapevi di alce. Anche a me sa di alce, sai. Ah, ecco qua. Il dai. Dai. Chiamato anche Bambi. Dai, no. Dai, no. È vero. Il Bambi. È proprio il Bambi questo. È sempre questo. Il Bambi. Ok. Occhio alla serie, che lì la porta proprio dove escono i lupi. Le ho preso proprio lì. No, dai, che cos'è però? Come penso che sia... Ah, vieni a vedere. No, scusa, mi voglio vedere cos'è. No, vieni a vedere che bello. Qua è tutta la visita guidata. Ok. Ma... Ma vai avanti. Dobbiamo arrivare in cima a questa struttura. Ok. E dobbiamo sperare che i lupi si facciano vedere. Ok. Tra l'altro, speriamo. Raga, qua è una roba fichissima, perché non è che sono rinchiusi. No, 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 no. Qui addirittura li salvano, sì. Soprattutto quando beccano magari un lupo malato, lo portano qui e lo curano e poi lo reinseriscono, esatto, nella natura. Sì, esatto, quindi è una cosa molto bella. Paolo, ci siamo cagati. Ci siamo cagati, immaginavo. Sì, ma qua bisogna avere proprio una fortuna di più. Ma noi oggi... Bobby, vieni. Beh, ma raga, noi oggi, lupi... Sì. E poi andiamo a cercare la stella cadente e la Via Lattea. C'è la cometa. Secondo voi, adesso al 3 mi dovete dare una risposta, guardatemi. Sì. Al 3 dovete dire o sì o no, ok? Riusciremo nell'impresa? 1, 2, 3. Sì. Chi è che ha detto no? E la stella la buttiamo giù. Ok, saliamo. Saliamo ancora più su. Però la situazione è questa. Che bisogna aspettare. Avere pazienza e fare silenzio. Dai, fighissimo qua. Vicio. Ecco, diciamo che adesso mi affascinano, ma quando li becco in indagine... E no. Mica tanto. No, perché qua sai che sei rialzata. Infatti. Sono rialzati voi. Paolo? Mi sto aspettando il lupo. Preparo, perché se arriva non deve sfuggirmi. Ah, no, no. Ovvio. Non è proprio come di ora. Cioè, in realtà così insomma. Esatto. Guarda che testa che ha. Mezzi di moto. Ma non ci credo.
Allora Simo? Allora sono soddisfatto. Direi che chi ha votato sì prima ha avuto ragione. Ha avuto ragione, quindi siamo stati fortunati. Due oltretutto, eh. Porca miseria. Cioè, proprio il culo, eh. Quindi vediamo se stasera la nostra fortuna continua. Secondo me sì. Se quindi chiamo sia Cometa che Via Lattea. Esatto, adesso dopo il lupo e via. Dopo il lupo alla ricerca stelle. Delle stelle. L'avventura continua. Dopo i lupi, adesso andiamo dalle stelle. Oh mio Dio! E tra l'altro si era serenato tutto, tutto, tutto. Dovremmo vogliamo vedere le stelle. È magia. È magia. Non sei nel nero. Io infatti sono come sono nel nero. Eh sì, non ti si vede lì dietro. Il tuo habitat, esattamente. No, però è proprio bello, vi porto in un posto pazzesco. Vai, tutti con Pimot. Hashtag tutti con Pimot. Se ci arriviamo. Ma come se ci arriviamo? Vabbè, vai, tutti con Pimot. Cosa stai facendo? Sto preparando il caffè. Il caffè ad alta quota, bolle prima. Attenzione. No. Di colpo... Sì. Perché più sali, più l'acqua bolle prima. Sì. Allora. Sì, guardate come siamo organizzati. Guardate che roba. Fornellino. Paolo, mettimi un po' la borsa sul... E la peppa. Ma perché... Aspetta, fammelo accendere qua perché almeno non c'è tanta... Allora, questo qua... Vediamo cosa fa, se vediamo. Perché io non vedo niente. Vedo solo una roba rossa, luci rosse siamo. Mettiamogli le alette. Ah, eccole lì. Esatto. Perché qua siamo organizzati. Mettiamogli le alette. Allora raga, qua la situazione stelle nel mentre si sta facendo molto molto positiva. Sì, ma ce ne sono già una quantità veramente... Però dobbiamo aspettare mezzanotte sì. Perché è proprio sopra di noi. Mezzanotte e proprio... E poi Pimot ci magia. Stupirà con una foto pazzesca. Magia proprio. Magia, guardate cosa sta facendo. Cosa serve quella roba lì? Questo qua è perché se c'è aria, il caffè col cavolo che lo facciamo, invece noi piantiamo questa roba qua, così lui è bello coperto dall'aria, e voilà. Perché ovunque noi andiamo, l'importante è che ci sia il caffè. Non deve mai mancare. Mai. Voilà. Preparato già tutto, ma non sto più nella pelle perché è troppo bello. Dammi la luce, Paul. È veramente troppo bello. Cioè, peccato che guarda in video non si vede, ma qua... E c'è uno spettacolo allucinante. Beh, ma lo vedranno nella foto, no? Sì, ma infatti mezzanotte meno un quarto, da mezzanotte all'una, più o meno il periodo più bello per scattare, almeno qua in questa zona che conosco. E lì vedo già sì. La che la bimba è pronta e sta puntando, voi non vedete niente, no. Ma verso l'infinito. E oltre. No, è stupendo. Cioè, guardate cosa ci abbiamo praticamente davanti. Esattamente, raga. Quella roba lì. Abbiamo questa cosa meravigliosa davanti a noi. Allora, qua i tentativi stanno uscendo. Le prime prove. Zoomiamo un po'. Cioè, guardate che spettacolo. E non è ancora bella. Però si vede già. Che spettacolo. Tutto questo è la Via Lattea. Mamma mia. C'è questa nuvola che adesso se ne andrà, sicuro? Sicuro, lo chiediamo. Sì. Per favore, nuvola, ti puoi spostare, grazie. La Via Lattea ce l'abbiamo. Sì. Ma la Stella Cometa no. La Stella Cometa no. Ora andiamo a cercare la Stella Cometa. Allora, eravamo convinti di riuscire a beccarla, qui. Secondo me. Ma non ce l'abbiamo fatta. Più in basso la becchiamo. Ma non demordiamo, no, raga. No. Non demordiamo. Fiducioso. Terzo giorno. Sembra una barzelletta. Sembra una barzelletta. Vado ma... velocissimo perché sennò... Ma no, ma tanto non la becchi più. Sì, la becco. Devi aspettare che vada via le nuvole. Però, raga, i nostri occhi... Data via. I nostri occhi l'hanno vista. L'hanno vista, è vero. In sostanza stiamo aspettando che quelle nuvole lì si spostino. Ma lo sapete che è 3 giorni che fotografiamo solo nuvole. Ora ho fatto 1000 foto alle nuvole con però, la speranza, raga, di beccare una cometa. Con la facilità con cui abbiamo beccato quei lupi ci ha dato, secondo me, tanta positività. Sì. E poi però ci siamo un po' arenati. Ah, però esatto, adesso è 3 giorni che giochiamo a che faccia vediamo nelle nuvole. Ah, le montagne le stiamo facendo tutte, però va. Porca tutte miseria. Raga, ragazzi, sta morendo. Stelle, poche niente. Per ora stelle zero. E però... sono pure iniziati i fuochi in antificio. Secondo me. Oddio, è scatta i fuochi a sto giro. Morendo. Sì. Preannunciano. Oddio, sto
sto morendo. Però non c'è cosa nel Wise? Oh, mamma mia. Non lo so, so solo che adesso c'è ancora qualche luce. No, ma infatti cioè, ha rotto veramente le scatole, eh. Debbie dice che per vedere la cometa bisogna tenere gli occhi così. No, niente. Fai così, guardi la cometa. Ma c'è una spiegazione a questa cosa? Non credo. Sì, e te la spiego io subito. No, la spiegazione. No, c'è la spiegazione, ma non intelligente. No. Qual è la spiegazione? La spiegazione è che praticamente tu devi distogliere lo sguardo dal punto fisso. Ma io per distogliere lo sguardo, scusa, faccio, guardo lì. No, e però nello stesso... Ascolta, fammi finire. Perché nello stesso tempo però devi guardare lì. Cioè tu devi distogliere lo sguardo. Se mi guardo sta parte qua del naso. No. Tu devi distogliere. Devi distogliere lo sguardo, ma allo stesso tempo guardare. E quindi. No, no. Ci va un po'. Oddio, muoio. Ecco, guardate i fuochi però. E Paolo. No, a me stanno solo disturbando il cielo questi fuochi. Ci siamo. Ci siamo. Allora, sì, ad occhio nudo l'abbiamo vista. Sì. Adesso, dai, allora, Pimo, sei tutti noi. Ora si tratta solo di fotografarla. Sei tutti noi, ce la possiamo fare. Si leva, cioè, proprio sulla cosa. Ce la possiamo fare, sei adesso, tutti noi. Adesso proviamo. Voi non ci crederete mai. Ma ce l'abbiamo fatta. Ingrandisci. Guardate. Raga, questo è veramente un evento più unico che raro, perché ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, Cassilu. Però non vi rendete conto perché la non riuscite a vederlo. La fatica, perché voi ora potete vedere anche le nuvole. Cioè, avete capito la fatica che abbiamo fatto? Ed è l'unica nuvola in cielo. L'unica ce nuvola l'abbiamo in cielo. Fatta. Eterno. Vai. Vai che ci siamo. Molto bene.